Buon pomeriggio Sud a tutti, siamo in diretta, questo significa che sta per partire un nuovo appuntamento di Pomeriggio Sud. Buon pomeriggio Sud a tutti quanti voi, ringrazio come sempre il nostro pubblico per gli ascolti puntuali anche sul canale 14 e anche a quest'ora, ci fa molto molto piacere. Parleremo di ostruzione nasale, parleremo di illusione, di realtà, ma parleremo anche di estetica e quindi di filler, per esempio, Botox, sono molto utilizzati e preferiscono questo i VIP, quindi le star italiane e internazionali preferiscono il filler, il Botox alla chirurgia estetica. Entrerà l'esperto e ci spiegherà anche questo. C'è la sigla. Buon pomeriggio Sud a tutti, tra poco arriva il nostro contatto, intanto lo lancio, pomeriggio Sud @antennasud.com, ricordate che potete visitare quotidianamente il nostro sito internet www.antennasud.com, potete scaricarvi l'app dai vostri cellulari, che siano iOS o Android, e noi siamo in diretta anche su Facebook. A proposito di social, viviamo nell'era di social, ma come un karma, io spesso e quando ho tempo ve lo ricordo e ve lo ripeto, grazie come sempre per averci intanto scelti, se siete qua sintonizzati sul canale 14. Detto questo, andiamo a parlare di ostruzione nasale, ne soffrono tantissimi e infatti volevamo far chiarire determinati aspetti su questa patologia che a volte diventa molto importante. Grazie Michele Cassano, otorino laringoiatra, direttore dell'unità operativa complessa di otorino laringoiatria, Policlinico Riuniti di Foggia, è lunga. Grazie, come Francesco, sì. Come cosa, benvenuto. Grazie mille Francesco. Allora, principale, io spesso quando tratto determinati argomenti, anche per dare un quadro chiaro a casa, chiedo le statistiche. Noi trasmettiamo nel Sud Italia, ma come siamo messi? Quante persone mediamente soffrono di questi disturbi? Ostruzione nasale, che poi è dovuta a tutte le cause che adesso andremo a snocciolare. È una patologia frequentissima, è probabilmente la patologia che maggiormente ritroviamo nei nostri ambulatori, perché le cause possono essere tantissime, per cui abbiamo soggetti di ogni età, di ogni sesso e di ogni condizione che giornalmente si presentano da noi con delle difficoltà respiratorie nasali che datano da più o meno tempo. Diciamo, da un punto di vista statistico, non possiamo fare una statistica perché ogni patologia ha una sua statistica, però andando dal raffreddore comune fino alla sinusite, per poi passare le deviazioni del setto nasale, diciamo, il ventaglio è talmente ampio che io penso che chiunque di noi in vita sua abbia sofferto prima o poi di un periodo, diciamo, più o meno prolungato di ostruzione nasale. Quindi, ecco, quali sono però intanto quelle che possono creare difficoltà oggettive, concrete e fastidiose? Allora, il raffreddore comune ovviamente è un'esperienza comune a tutti, però diciamo, non ci preoccupa perché è un'ostruzione che dura 2 o 3 giorni, generalmente passa anche se non facciamo nulla. Comincia a preoccuparci l'ostruzione nasale che perdura per un tempo maggiore, quindi un'ostruzione nasale di 10-15 giorni già non può essere considerata un'ostruzione nasale. Spesso vengono da noi pazienti dicendo è raffreddato tutto l'anno, non è un raffreddore ovviamente, è una sinusite. Dobbiamo pensare ad una rinite. Rinite cronica. Rinite che diventa cronica, che può essere di natura allergica. A volte il paziente appunto ha un'allergia a una determinata condizione e quindi presenta determinati periodi in cui starnutisce, ha prurito, gli cola il naso e il naso... Perché il naso... dottore, che differenza c'è tra sinusite e rinite? Allora, in realtà dovremmo parlare sempre di rinosinusiti perché l'epitelio è comune. L'apparato. Però diciamo da un punto di vista diciamo, patologico c'è una differenza, nel senso che la rinite è una patologia che è caratterizzata solo dall'ostruzione nasale, dalla rinorrea, cioè dalla presenza di secrezioni nel naso, e poi può essere accompagnata da starnuti, prurito e roba varia. La sinusite è una patologia che invece interessa i seni paranasali, che può essere in molti casi di natura batterica, quindi anche purulenta, con fuoriuscita di pus dal naso, e che a differenza della rinite, anche se anche la rinite in alcuni quadri lo può dare, presenta cefalea localizzata in corrispondenza appunto dei seni paranasali.
Quindi, che sono infiammati? Che sono infiammati. Quindi oltre ad avere l'ostruzione nasale, questi pazienti hanno anche cefalea diffusa sul volto, hanno l'emissione di secrezioni colorate, la rinite normale, la rinite allergica, comporta un'emissione di una secrezione che è chiara, liquida, spesso acquosa nel caso della rinite allergica. Invece il soggetto con sinusite ha un'emissione di una secrezione colorata, quindi già partiamo da un quadro completamente diverso. Quindi noi che cosa potremmo fare se il fastidio è persistente, come diceva lei, diventa cronico? Se il fastidio diventa cronico va fatta una valutazione attenta sia del naso e sia una valutazione di natura rinoallergologica, perché il soggetto appunto potrebbe avere un'allergia e questo lo evidenziamo attraverso l'esecuzione dei test allergometrici. Mandatemi anche la galleria fotografica. I prick test, quelli che vengono effettuati sulla cute, ci dicono se siamo allergici. Ma la negatività di questi test non indica che io non ho una rinite, perché esiste un mare magnum di altre forme di rinite non allergica, che spesso sono peggiori da un punto di vista sintomatologico di quella allergica, perché sono aperiodiche. Sarà capitato di vedere soggetti che per esempio hanno una congestione quando passano dal caldo al freddo, dall'umido al meno umido, quando prendono polvere cominciano a starnutire e dicono sono allergico alla polvere. In realtà non è detto che sia allergico alla polvere, potrebbe essere la a creare una iperreattività, cioè il soggetto ha un'iperreattività, cioè una reazione esagerata a determinati stimoli e quindi si manifestano come se fosse un'allergia, ma in realtà non è un'allergia, avremmo quei test che noi facciamo per l'allergia saranno negativi. Sta per tornare la primavera, anche l'aria condizionata dà fastidio? L'aria condizionata è uno dei fattori che stimola la rinite vasomotoria non allergica. Uh-huh. Al di là della presenza di acari all'interno della macchina che con la riattivazione dell'aria condizionata vengono ovviamente riportati in circolo e quindi possono essere nel soggetto con l'allergia agli acari un problema. Ma anche, ripeto, lo stesso sbalzo di temperatura può comportare in molti soggetti una congestione nasale. Il soggetto non respira bene quando ha questi cambi di temperatura o gli comincia a colare il naso o forma più muco all'interno del naso. Sono sempre delle situazioni... Ci può essere anche ovattamento auricolare? Certo, quindi... perché l'orecchio è collegato al naso, come ben sappiamo. Abbiamo un collegamento che è dato dalla tuba di Eustachio e quindi quando si congestiona il naso molto spesso si chiude anche l'orecchio. E sono situazioni nelle quali... Come direbbe qualcuno, una bella fregatura. Una bella fregatura. Perché insomma, una situazione certo nella quale reagire. Si hanno entrambi i disturbi. Quindi queste sia sono riduzione. Le principali caratteristiche relative ai sintomi? Sì, generalmente i sintomi sono questi. Ripeto, possono peggiorare laddove c'è una sinusite. La sinusite a volte la consideriamo anche una complicanza di un semplice raffreddore. Un raffreddore non ben curato si complica in una sinusite e il paziente comincia ad avere pus. E se non trattato può cronicizzare e addirittura richiedere un intervento chirurgico. Cioè, come si tratta? Bastano gli antibiotici? Allora, la sinusite si cura con gli antibiotici, si cura con i decongestionanti nasali, si cura eventualmente col cortisone, se è una forma diciamo abbastanza importante. Lei rispetto alla nutraceutica consiglia qualcosa? Non so, gli integratori sono utili per nell'ambito le patologie di cui sinusiti, stiamo parlando? Sinusiti batteriche, poco. Noi ci avvaliamo molto di lavaggi nasali con sostanze anche nutraceutiche tipo acidi ialuronici. La famosa acqua di mare è efficace? Assolutamente sì, ovviamente deve essere un'acqua, non l'acqua di mare immessa nel naso come fanno molti. Molti pensano deve essere un'acqua pH fisiologico, quindi deve essere una soluzione isotonica. Si può utilizzare una soluzione ipertonica, quindi con una quantità di sali un po' più elevata, maggiore. Ma è importante che sia tamponata, cioè per evitare che la mucosa abbia uno sbalzo di pH e che quindi possa seccarsi, perché molti abusano con soluzioni saline diciamo particolarmente elevate, ma queste a un certo punto possono diventare anche più dannose di quella della patologia stessa. Quindi, alla fine la terapia medica quale deve essere? Dipende dalla causa. In caso di rinite pura, rinite allergica, dobbiamo utilizzare antistaminici e per liberare il naso anche degli spray al cortisone. Spray al cortisone che possono essere, per quanto uno possa avere la cosiddetta corticofobia, cioè la paura di prendere cortisone, ma in realtà gli spray al cortisone attualmente hanno degli assorbimenti bassissimi, quindi possono essere utilizzati anche a lungo periodo. Quello che invece va limitato a periodi molto brevi è il decongestionante nasale, che permette di liberare il naso in pochi minuti, è favoloso,
però è una droga, cioè soggetti che diventano... Si finisce per volerla utilizzare sempre, perché da sollievo la respirazione è una soluzione immediata, ma non è la soluzione, perché il problema è che il decongestionante, oltre a liberare, secca la mucosa, cioè crea delle riniti atrofiche croniche che non hanno soluzione. Questo significa anche diminuzione della percezione di olfatto? Certamente. E gli odori, difficoltà? Dirò di più, la riduzione degli odori che si ha classicamente quando siamo raffreddati, congestionati, quindi la rinite allergica, nel raffreddore, noi abbiamo una riduzione della trasmissione degli odori, però può avvenire anche nei soggetti che abusano di decongestionanti, perché la mucosa viene bruciata da questi decongestionanti. L'utilizzo ovviamente cronico stiamo parlando, l'utilizzo dei 10 giorni del raffreddore assolutamente consentito, 10 giorni dell'otite consentito, della sinusite consentito, ma quando si abusa e diventa per una somministrazione... Per la serie 2 o 3 volte l'anno, quando c'è necessità. Ma... è la somministrazione giornaliera che diventa un abuso e diventa effettivamente difficile staccarsi. Abbiamo soggetti che dobbiamo veramente svezzarli. Io gli dico sempre, guarda, io ti darò una droga leggera, tu stai facendo uso di droghe pesanti. Con la droga leggera ti devi svezzare dalla droga pesante. Noi sappiamo che anche un soggetto non allergico potrebbe diventarlo nel tempo. Sì. Il contrario può esistere? Uno che è allergico, una persona, un individuo che sia allergico, col tempo riesce a trarne vantaggio, quindi a non avere più questi fastidiosi sintomi legati alle pollini, a tutto quanto. Ci può essere un meccanismo di desensibilizzazione, cioè col tempo, soprattutto con diciamo, la maturità, l'età un po' più avanzata, si possono avere delle disattivazioni di alcuni allergeni e quindi possiamo migliorare la nostra... Come se l'organismo in qualche modo si adattasse? Sì, diciamo che si riduce, come si riduce la reattività nel soggetto anziano, si riduce la reattività anche agli allergeni. Bello, di conseguenza anche il fastidio. Anche il fastidio. Per le persone anziane. Però c'è sempre appunto fregatura sotto. Nel senso che nell'età più avanzata aumentano le forme vasomotorie non allergiche. Quindi la reattività di natura non allergica normalmente compare un po' più tardi, non nell'età avanzata, però in età più matura. Quindi mentre che dagli stessi fastidi? E dagli stessi sintomi praticamente, sintomi. Solo che legati appunto all'esposizione a cambi di temperatura, di umidità, flash luminosi, attività sportive. Sono gente che si congestiona quando fa attività sportiva. E purtroppo è legata a un'iperreattività nasale, cioè un naso che è ribelle, diciamo. Però fa noi. Bene l'attività sportiva. Assolutamente. Anche per gli allergici. Assolutamente. Ovviamente se l'allergico è allergico a un polline che è presente in quel momento, l'attività sportiva all'esterno potrebbe risultare problematica, laddove non si prende ovviamente un'adeguata protezione con farmaci antistaminici. Quindi è meglio che un soggetto allergico, perlomeno d'inverno, qui da noi, si alleni in luoghi chiusi? Dipende dall'allergene, dipende da quando impollina l'allergene. Per esempio noi abbiamo le graminacee che hanno un periodo di impollinazione da marzo a giugno, in quel periodo andare in un campo di grano diventa complicato per questi soggetti. Abbiamo assistito e abbiamo studiato anche nel periodo Covid, per esempio, ad un aumento dei sintomi nei pazienti che avevano rinite allergica agli acari della polvere, ad un aumento di queste forme perché stavano sempre in casa, ma non avevano problemi quelli che avevano allergia alle graminacee, al cipresso, quindi a pollinosi per cui si doveva uscire all'esterno. Quindi è chiaro che l'ambiente fa. Però ci sono situazioni nelle quali non è possibile evitare l'allergene, tipo il fornaio che ha l'allergia all'acaro della farina. E quello purtroppo... O cambia mestiere o si adatta. O ancora peggio e più comune, il soggetto che è allergico al pelo del cane e ha il cane in casa. E ovviamente, insomma, non puoi eliminare diciamo, un animale a cui si è affezionato. No, assolutamente. E quindi anche lì la convivenza diventa un equilibrio tra terapia e convivenza. È più diffusa l'allergia ai gatti rispetto ai cani, secondo me. Entrambi. Il problema è che il gatto, anche quando ammazzi il gatto... I peli del gatto stanno sempre in casa, rimangono in casa, quindi è necessaria una disinfestazione. Quindi anche se il gatto passa da casa tua, dal tuo cortile, tu ne soffrirai, ok? Indipendente dal fatto che ci sia o meno, e richiede una disinfestazione un po' più accurata. Invece il cane, diciamo, una volta che passa la sua presenza, diciamo, viene eliminato anche l'allergene. Ecco, che poi in realtà rispetto ai gatti l'allergene sta nella saliva del gatto. L'allergene sta nei peli e nella forfora, quindi nei residui cutanei, non tanto nella saliva. Quindi ecco perché il gatto che rilascia appunto peli molto più facilmente... C'è chi è anche allergico alla forfora umana, tra le altre cose.
Questo ancora noi non l'abbiamo, perché diciamo l'allergia del proprio la formazione poi di allergie sono dermatiti, ma non abbiamo ancora allergia alla nostra specie, grazie al cielo. Ok, e quindi alla luce di quello che abbiamo detto, quali sono le raccomandazioni per chi soffre di problemi respiratori, quindi di ostruzione nasale? La raccomandazione è sicuramente di guardare il naso dall'interno, quindi di fare una valutazione specialistica con una rinofibroscopia, cioè un esame endoscopico che ci consente di guardare cosa c'è all'interno, perché non l'abbiamo detto, però una rinite allergica o non allergica col tempo può portare alla formazione di polipi nasali. I polipi nasali, che sono l'espressione della rinosinusite cronica, si curano soltanto chirurgicamente. Quindi se vogliamo evitare di arrivare a quel livello, noi dobbiamo far vedere il nostro naso dall'interno con un esame endoscopico, guardare se ci sono dei campanelli d'allarme della crescita di questi polipi e trattarli adeguatamente in tutto il periodo, appunto, in cui impollina il proprio allergene, oppure nei periodi dei cambi di stagione, che sono quelli, diciamo, più difficoltosi per il soggetto con quelle forme non allergiche. Tanto ci scrivono i nostri amici a casa e chiedono se anche la cefalea può essere un problema legato all'allergia. Beh, la congestione nasale può dare cefalea. Ricordiamo, prima mi dicevi, sinusite non è uguale a rinite. In realtà l'epitelio, cioè il rivestimento del nostro naso, continua con il rivestimento dei seni paranasali. Quindi quando si congestiona il mio naso, si congestiona anche la mucosa dei seni e quindi può dare una sensazione di stonamento, una sensazione di cefalea. È chiaro, la sinusite è molto più frequente, nella sinusite è molto più frequente la cefalea, perché rappresenta uno dei sintomi cardini. Però il soggetto che ha una congestione nasale può avere anche cefalea a seguito di una semplice rinite. E a proposito, ecco, questa zona che è sempre infiammata a determinati soggetti, la zona della del mascellare, quei sono i seni mascellari. Il sole fa bene? Asciuga, come si dice? Il sole fa bene sempre, il mare fa bene sempre. Quindi, viva la natura e viva la luce del sole. Paradossalmente, nei bambini che hanno questo tipo di problemi, noi li invitiamo ad andare a mare, li invitiamo a prendere sole, preferiamo gli sport all'aperto rispetto, per esempio, a una piscina, che magari con l'umidità può rappresentare, diciamo, un fattore ulteriore favorente i raffreddamenti. Però, diciamo, la vita all'aria aperta... L'estate, infatti, non capisco perché molta gente preferisca la piscina in luoghi chiusi rispetto alla natura, rispetto al contatto con l'acqua marina. Il mare è un tocca sana sempre. Tanto che adesso stanno venendo fuori le famose cliniche del sale, l'avrei sentito. Sì. Che sono è una terapia scientificamente provata, si chiama aloterapia. Assolutamente efficace, è come fare il mare d'inverno. La cosiddetta stanza del sale. Stanza del sale, perfetto. È come fare il mare d'inverno, cioè diamo iodio che ovviamente con tutti i suoi effetti mucoregolatori e immunostimolanti aiuta questi bambini a ridurre la produzione di muco e a rinforzare il sistema immunitario. Quindi è un po' un mare da eseguire in un ambiente chiuso. Tecnicamente anche chi non ha problemi potrebbe assolutamente un paio di volte l'anno andare in queste stanze del sale. Assolutamente possono essere utili. Adesso stanze del sale stanno anche nelle spa, se vai in una spa c'è la stanza del sale. Sì, sì. È una terapia, però è una situazione di wellness comunque, che fa bene in qualsiasi condizione. Agli allergici, quante, per esempio, rispetto alla stanza del sale, quante sedute, quanti giorni le consiglia? Di stanza del sale? Sì. Bah, normalmente le stanze del sale fanno dei cicli, quindi uno fa un stazionamento per un determinato periodo, un po' come le terme, fa uno stazionamento di un determinato periodo, si portano anche i bambini, ormai nelle stanze del sale ci sono i televisori, i giocattoli per poterci giocare, però solitamente fanno 2-3 sedute alla settimana per un ciclo di 3-4 settimane, questo è il ciclo, che può essere ripetuto un paio di volte l'anno. Le terme invece sono sempre efficaci? Le terme assolutamente sono efficaci, va fatta la terme giusta, cioè il tipo di terme giuste, perché nei soggetti che producono molti muchi sono più indicate le terme sulfure. Le terme invece salso-bromo-iodiche sono più indicate per chi ha parecchie patologie di natura broncopolmonare, tonsillare, perché hanno un'azione immunostimolante. Quindi sconsigliate nell'altro caso? E nell'altro caso sono sempre utili, le terapie termali sono sempre utili. Però è chiaro che nella come... specificità conviene, diciamo, seguire l'acqua termale più adeguata al proprio disturbo. Grazie Michele Cassano, Torino Laringoiatra, grazie davvero. Grazie a te Francesco. Andiamo per pochi istanti in pubblicità, stanno per entrare altri ospiti, il nostro pomeriggio sud continua.
Ben ritrovati in diretta, pomeriggio sud, @antennasud.com. Continua il nostro spettacolo, il nostro show, perché sapete che pomeriggio sud, oltre che a trattare di cronaca, di sanità, darvi tutti i consigli, è anche intrattenimento attraverso l'arte, l'illusionismo e, perché no, la cultura. Diorà, cantautrice. Buon pomeriggio, ben ritrovato. Alexis Arts, è un piacere, lui è un illusionista creativo dello stupore, così ama definirsi, adesso ci spiega anche perché. Intanto come stai, Alexis? Molto bene, è un piacere essere qui e essere venuto a trovarti di nuovo. Allora, a questo punto, io già anticipo i nostri amici a casa, restate lì perché qui abbiamo delle carte, mi sono fatto dare dalla nostra regia, le abbiamo portate, perché volevamo anche dimostrazione pratica rispetto a quello che è un trasformista, illusionista, un esperto di mimica, un artista, ecco, tutto tondo, riesca e faccia. Quindi tra poco, ho anticipato per alzare anche la suspense, questo si fa in televisione. Abbiamo anche dei contributi rispetto a Dante in Puglia, questo evento che ha riscosso grande successo, lo avevi lanciato qui da noi, poi com'è andata? Abbiamo presentato il progetto al Ministero nella sala. Sì, mi ricordo. Diciamo, dove il Ministro della Cultura lo ha accolto, e adesso inizieremo una serie di presentazioni accolte e promosse dalla Regione Puglia. E inizieremo proprio dalle scuole per poi arrivare in alcuni comuni che sono stati oggetto dei passaggi di Dante in Puglia, dove tutta la Puglia, ricordiamo, diventa dantesca. Quindi se Selva Oscura fosse mai esistita sarebbe stata la foresta umbra. L'Ocrotondo, per via della sua forma a cono tagliato, diventa il purgatorio, esattamente come lo definisce Dante. Otranto, che ha il mosaico più grande d'Europa nella sua cattedrale, ha un qualcosa di speciale quel mosaico, perché è antecedente alla vita di Dante, però prefigura già tutta la Divina Commedia. Quindi Dante in Puglia vuole raccontare tutti quei riferimenti tra Dante e la Puglia. E noi sappiamo per certo che Dante in qualche modo c'è stato in Apulia, perché Dante è sicuramente stato a Napoli, e con il termine di Apulia, ai tempi di Dante, ci si riferiva a tutto il centro-sud Italia. Quindi la bellezza è stata poter raccontare una storia che parla in qualche modo di tanti aspetti della nostra vita, e che rivisitiamo con un'allegoria nell'allegoria dantesca. Un viaggio magico attraverso le cantiche della Divina Commedia. Allora, guardiamo il contributo e poi lo discutiamo. 700 anni fa, alla fine di un esilio che l'aveva costretto a girare l'Italia, il mondo diceva addio al più grande poeta della letteratura italiana, Dante Alighieri, l'autore della Divina Commedia. Sta per cominciare un viaggio che ci porterà dai monti possenti del Gargano fino alle acque limpide del Salento, in quella stessa Puglia in cui nacque un grande appassionato dell'opera dantesca, l'autore del più celebre vocabolario italiano, Nicola Zingarelli. Incontreremo ospiti speciali, amici, scienziati, riveleremo i lati più magici della Divina Commedia e lasceremo che i tesori culturali della Puglia ci riempiano di meraviglia. L'inferno sul Gargano, il purgatorio nella suggestiva Valle d'Itria, il paradiso lungo le spiagge del Salento. Tutto questo e molto altro che vedrete è Dante in Puglia. Grande impatto scenico, poi ho scelto uno dei classici più importanti, insomma, della nostra letteratura, è forte anche l'impegno che si è preso, un bel progetto presentato e promosso dalla Regione Puglia. Un tema difficile, anche considerato da molti ostico, infatti Dante per molti può essere considerato qualcosa di lontano, di difficile, invece proprio coinvolgendo 27 nomi della cultura italiana, Mogol, Giancarlo Giannini, Caparezza, Fabrizio Gifuni,
Vladimir Luxuria, Renzo Arbore, abbiamo cercato di contestualizzarli in luoghi diversi, raccontando un pezzo della Divina Commedia e creando un'allegoria in loro onore, che parlasse al tempo stesso non solo di Dante, ma che celebrasse anche un'altra cosa un po' meno conosciuta, perché abbiamo realizzato questo nell'anno in cui si festeggiavano i 700 anni della morte di Dante. Sì. Ma c'era anche un altro aspetto un po' meno conosciuto, che erano 100 anni della pubblicazione del primo vocabolario, il quale vocabolario, appunto il primo, ha avuto come padre Nicola Zingarelli, che è un pugliese nato a Cerignola. Diorà, sempre affascinata quando si parla di queste cose. Sì, ma secondo me è anche un bel viaggio emotivo, perché l'impatto emozionale nel rivedere, io non è la prima volta che vedo questo trailer, nel rivedere questo progetto lo trovo veramente di grande impatto emotivo. E poi sono affascinata, come ho più volte detto anche a lui stesso, da questo viaggio nella lingua italiana, ma non solo, perché andiamo a toccare punti bellissimi del nostro territorio, della nostra Puglia. Importante progetto di promozione del nostro territorio. Sì, assolutamente. Poi a lui è riuscito a coinvolgere grandi nomi, grandi artisti, grandi voci. Numerosi nomi del mondo dello spettacolo, sì, e della scienza. Sì, assolutamente. Ed è bellissimo perché ha reso omaggio a due che hanno fatto grande la nostra lingua, perché da una parte Dante Alighieri, dall'altra parte invece Zingarelli. Anche Sergio Rubini ha prestato la voce nella lettura della Cantica del Paradiso, l'ultima terzina, la prima e l'ultima terzina che aprono e chiudono la puntata sono appunto della voce di Sergio Rubini. Bravissimo, straordinario. No, dicevo, insomma, Dante e Zingarelli, cioè, quindi stiamo parlando di della nostra, anche della nostra, del nostro studio, cioè noi cresciamo, no? Sin da piccoli si studia Dante, si studia, apriamo il vocabolario. Sì, sì. Quindi è importante questo, è un omaggio fortissimo alla lingua italiana. Voi prima l'avete lanciata per gli studenti pugliesi, se non erro. Sì, adesso verrà distribuita nelle scuole pugliesi. Che bello. E quindi a breve faremo una conferenza stampa annunciando quali sono le prime scuole. Quando un artista ingloba e tiene in considerazione del mondo dell'istruzione, quindi della scuola, ha fatto centro. Non perché si fa marketing, perché quello è il senso, insomma, la cultura. La divulgazione scientifica attraverso la creatività è molto più forte. Sì, sì. La memoria di breve, medio e lungo termine ha appunto come segreto, per spostarsi dal breve al medio al lungo, quello di poter agire su qualcosa che sia sinestetica. Quindi nel momento in cui si crea un'illusione che ci sorprende, ci fa dire wow, magari possiamo dimenticarci i concetti, ma non ci dimenticheremo mai di quell'illusione che associamo a dei concetti. Quindi diventa un'allegoria. Vedi, nel mondo dello spettacolo è così, perché ci ricordiamo soprattutto l'emozione scaturita in quell'istante da quella situazione. Lui riesce a farlo benissimo, e secondo me portare questo progetto nelle scuole significa lavorare bene nel presente per avere un ottimo futuro. L'anteprima l'abbiamo fatta anche al Teatro Mercadante di Cerignola, che abbiamo riempito tre o quattro volte nella stessa giornata. Quindi la cultura che diventa rock. E per citare una frase che ha detto Giancarlo Giannini quando prima ho intervistato lui per Dante in Puglia all'Arcimboldi di Milano, poco prima dello spettacolo che si sarebbe tenuto con Piero Angela. E quella sera io sono cresciuto vedendo Super Quark da bambino. Accade una cosa che penso non dimenticherò mai, una foto che rappresenta questo, non so se ce l'avete, comunque. E ero io a intervistare Giancarlo Giannini, che mi parlava di che effetto ti ha fatto? Di Dante come un inventore, perché Giancarlo Giannini, anche lui, non ha iniziato la sua carriera facendo l'attore. E mi ha raccontato, e lo spiega bene in Dante in Puglia, come perito tecnico industriale, cioè lui faceva le invenzioni, sì, sul cinema, creava delle giacche che parlavano da sole, era un inventore. E abbiamo associato questa cosa al fatto che la Divina Commedia è la più grande invenzione letteraria della storia. Ah, sicuramente sì. E quindi da questa cosa abbiamo cercato di che riflettere. E la cosa strana di questa occasione è che mentre intervistavo Giancarlo Giannini, c'era l'operatore, tra l'altro era di Putignano, a riprendere, alle spalle
dell'operatore c'era Piero Angela e la moglie che guardavano l'intervista. Quindi mentre mia mamma mi metteva a vedere Piero Angela, per un istante ho visto la vita al contrario, perché ma voglio loro sapere anche le tue sensazioni. Hai paura che non ti faccia concludere il discorso, invece lo farai, però le tue sensazioni nel momento in cui hai intervistato questo personaggio? No, è stato interessante perché per ciascun ospite di questi 27, con il comitato scientifico fatto da tutte le università, quindi siamo riusciti a mettere anche un'altra cosa storica, aver messo un po' tutte le università intorno per decidere alcune cose anche sulla filologia dantesca, perché toccare Dante è come toccare qualcosa di sacro. Sì. E quindi bisogna fare attenzione a non profanare ciò che è sacro. E il bello è che per scegliere delle domande, che erano tre, una su Dante, una su Zingarelli, una che metteva in correlazione la loro vita a questi due personaggi che sceglievamo, c'erano mille domande e ne dovevamo scegliere tre. Quelle tre erano veramente belle, tant'è che quando intervisterò a New York l'astronauta della NASA Mike Massimino, che è stato il primo uomo ad aver twittato dallo spazio, lui dirà, come molti, alcuni personaggi, delle cose che mi sono rimaste dentro e sono veramente belle. Vi cito questa di Mike perché forse è tra tutte la più bella. Lui dice come, d'altronde tutti noi, siamo portati a pensare al paradiso come qualcosa che sta nei cieli. Perché così, solitamente, no? Cioè, questa è nell'immaginario, poi l'immaginario molto dell'iconografia dell'inferno, del purgatorio e del paradiso, l'associamo a quello che ha immaginato Dante. Lui ha detto, io, essendo stato il primo uomo che ha twittato dallo spazio, facendo l'astronauta, io ero tra i cieli, effettivamente, nei nove cieli danteschi io c'ero, e vedevo la Terra da lì su. Però più ero lì, più guardavo la Terra, più vedevo le parti verde e più pensavo che con quel mare, quella bellezza, quella natura, il vero paradiso fosse sulla terra. Sì, e allora ho ancora i brividi mentre ti racconto questo, perché ti fa vedere come la prospettiva della sua vita. E ciascuno di questi personaggi, abbiamo scelto delle domande che potessero essere allo stesso tempo divertenti. Prima domanda che ho fatto, che non era una domanda, era un out, hai trovato facilmente campo lì su Mike quando dovevi mandare il titolo. C'erano delle domande su cui ci siamo divertiti, però avere la loro visione, avere sempre Giancarlo Giannini veniva da Roma per questo spettacolo a Milano ed è venuto con il libro di Dante che gli regalò suo padre. Vedi? Ha fatto tutto il viaggio, mi sono immaginato Giancarlo Giannini che aveva sto libro di Dante perché doveva fare intervista con me. Ed è stato bello perché ha raccontato il rapporto che lui ha avuto con Dante partendo da suo padre. Perché è autentico per ognuno di noi. E partendo dalla sua vita, perché studiato, Dante perché è veramente universale. Vissuto. Quindi conferma il fatto che appartiene alla nostra vita, alla nostra storia. Sì. Quindi è qualcosa di... Veramente hai creato qualcosa di davvero fantastico. Oh, siccome sei riuscito e siete riusciti con questo progetto a unire molto bene tradizione, innovazione, patrimonio, sapienza. Abbiamo un altro contributo. Questo spiega come è stato, perché è stato fatto quello che è stato, nel rispetto della tradizione. Vediamo perché è stato fatto, esatto. La Divina Commedia, una tra le più grandi opere della letteratura mondiale. Tre cantiche, 33 canti ciascuno, più uno se consideriamo una sorta di prologo al viaggio. Inferno, Purgatorio e Paradiso. Attraverseremo i tre regni della Divina Commedia, qui, in Puglia, in compagnia di ospiti, letterati e scienziati, per celebrare insieme due menti illuminate della cultura italiana, vissute a oltre 500 anni di distanza, Dante Alighieri e Nicola Zingarelli. Ricordando il padre del dizionario italiano, riscopriremo l'immenso valore delle parole del sommo poeta che hanno reso la Divina Commedia l'opera memorabile che conosciamo. Tre virtù teologali guidano il poeta nel suo viaggio. Fede. Carità. Speranza. Tre sono anche le donne che ispirano Dante. La Vergine, Santa Lucia e Beatrice. Ma ancora più magica è la cattedrale di Otranto, la quale, di epoca antecedente a Dante, prefigurava già la Divina Commedia con il suo mosaico, il più grande d'Europa. E poi c'è lui, Dio, la Trinità che Dante celebra alla fine del suo viaggio, il terreno che tende al divino, ma non lo raggiunge. Nel Paradiso lo stesso Dante allude all'impossibilità che la materia si combini allo spirito.
così come è matematicamente impossibile la quadratura di un cerchio. Ma con l'aiuto della magia possiamo rendere possibile l'impossibile. Le interpretazioni della Divina Commedia sono infinite, così come sono infinite le combinazioni di questo cubo di Rubik. Difficile trovare un'unica soluzione, a meno che qualcuno non decida di mettere un po' d'ordine. Nicola Zingarelli l'ha fatto per più di 50 anni. Linguista e filologo pugliese, ma prima di tutto, un uomo vissuto per i libri e fra i libri. Una vita intera dedicata a mettere in ordine l'intricato universo dantesco. L'87% delle parole che usiamo oggi deriva dalla lingua di Dante. Un patrimonio linguistico immenso che Nicola Zingarelli ha raccolto e disposto in un'unica immensa invenzione che sopravvive ancora oggi, a più di 80 anni dalla sua morte, il Dizionario della Lingua Italiana. Un bel viaggio, assolutamente, attraverso l'illusione, la storia. I miei complimenti, ho visto che poi c'era un bel team di professionisti, ecco, che hanno Gigi Alessio, collaborato. Gigi D'Alessio, quando facevo gli effetti speciali per lui, c'entravo nulla, però quando fai delle cose che stupiscono, ti capita di lavorare o per Siani o per Ipù nel musical Aladdin, facevo il direttore creativo, un po' per tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Mi insegnò una cosa, avevo 18 anni, diceva sempre: uno a cantare e 300 a mangiare. È vero, perché in realtà quando ci sono progetti così complessi c'è un mondo, penso che alle volte i nomi si stendono nei titoli di coda veramente a centinaia, perché poi ogni step devi dire grazie a qualcuno. E diciamo, chi mi ha accompagnato poi in tutto il viaggio è stata la Warning Film, e in particolare una persona per cui nutro una stima profonda, che ha sia regista e sia montato questo con me, in collaborazione con due premi Oscar, che sono Gabriella Cristiani, che è una foggiana che vive a Los Angeles. Fai bene a ricordare. Premio Oscar per l'ultimo imperatore. È pugliese. Grande, grande. E l'altro è Gianni Quaranta, che vinse il premio Oscar per Camera con vista. E quindi onore anche a chi mi ha sopportato, Vito Marchitelli, che ha come dire, gestito con me e la Warning, poi il carico di tantissimi tira di girato. Indubbiamente un format innovativo, educativo, complimenti. Diora, tra poco vorremmo proporre ai nostri telespettatori anche un esperimento con queste carte, le carte che ho qua. Lo vogliamo già fare a questo? Sì, perché allora, poi diciamo, io non amo i giochi con le carte, perché tutto ciò che faccio, io dico sempre a Cambridge, quando faccio i giochi con le carte devono essere cards free. Cioè praticamente devono... Non mi piace fare tutto ciò che è cliché. Però lui che insiste sempre che io debba fare un gioco, di ora... Tu lo sai, devo regalare al pubblico a casa sempre detto, qualcosa di interessante. Non ho portato nulla perché pensavo, siccome sono svegliata alle 3 di mattina, ho detto no, vado lì, parlo di Dante, magari mettiamo i video. No, lui dice no, devi fare quello. No, devi. Lui ha detto ci abbiamo il mazzo noi, capito? E mi ha fregato. Ah, io invece faccio un'altra cosa. Ecco, vi faccio vedi? Vedere che io invece ho il mazzo invisibile. Ecco, mai fidarti di... mazzo invisibile. Okay. Questo anche per chi è regia, i tuoi amici che sono lì regia, sì, che ci microfono, la amata è regia. Facilissimo da riprendere, perché non sei sempre a favore di camera. Vedi? Eccolo. È il mazzo invisibile. Il tuo mazzo invisibile. Non hai problemi. O la prendi con quello, non hai problemi. Ora, vedete il mazzo? Giusto, tu lo vedi? Il mazzo? Sì, sì. Bene. Vediamo tutti il mazzo, anche da casa. Dite di sì, perfetto. Allora, io... vorrei chiederti, mi seguite? Tanto voglio dire... Abbiamo la totale. La ti totale. Basta la totale? Vieni qua. Sì, prendiamo la totale. Tanto voglio dire, no, è difficile sbagliare in questo. Vorrei che tu prendessi una carta. Vai, Francesco.
non due, una, non essere, fai quello che ti dico. Okay. Ecco una carta. Esagera perfetto. Sempre. Vorrei che tu prendessi questa carta e facessi vedere questa carta a tutto il pubblico. La devo far vedere, sì, però sicuro? Non a me, perché sennò poi magari... No. Vabbè, la vedere. Giro, la giro. Perfetto. Ecco qua, guardate. Ora, mi raccomando, mettila giù, non me la far vedere. Vorrei che rimettessi questa carta all'interno del mazzo. Perfetto. Ce l'hai? Sì, sì. Ok, vuoi mescolare, Diora? Ti sei reso conto che io ho girato il mazzo quando tu hai messo la carta dentro, quindi abbiamo un'unica carta per che è al contrario nel sì. questo mazzo? Bene così. Bene, teniamo questo mazzo. Ora, fatti un po' più leggero, sì. andiamo qui dove c'hai il tuo tavolino. Prima di iniziare il nostro esperimento, tu mi hai detto che avevi un mazzo, quindi mi hai incastrato nel fare un gioco di carte che sai, io però ho usato a modo mio. Però... Ora, per la prima volta, io vorrei che nel tuo immaginario dicessi qual è la carta che hai pensato. Così a caso? Così a caso. Guarda che ti prego. Due di picche. Due di picche, allora occhio ti, che ti due permetto, di picche. Ti permetto di cambiare se vuoi, quindi hai ancora l'opportunità di cambiare se vuoi. Puoi scegliere il due di picche, magari ti sto influenzando, magari il due no. di cuori facciamo. Sei sicuro? Puoi tornare sul due di picche? Magari no, voglio fare due di cuori. Puoi fare il quadri, puoi fare il fiore, puoi fare il tre, puoi fare il quattro. Due di cuori. Due di cuori. Sì. Magari vuoi psicologia, tornare, io ti sto influenzando. Due di cuori e due di picche. Voglio lasciarmi influenzare questa cosa. Sì. Sei sicuro? È la tua risposta definitiva? Sì, l'accendiamo, di cuore, diceva qualcun altro. L'accendiamo. Se vuoi puoi cambiare sull'8, sul 9, sul 10. No, tu vuoi il 2. Voglio ha due. Scelto. Allora, io questo mazzo invisibile per la prima volta lo lancio e lo materializzo sul mazzo con cui tu mi hai incastrato, perché già al mazzo e quindi non potevo più. Ma posso anche cambiare? Oramai, il mazzo, se ne hai un altro oramai. Cambiamo il mazzo. Adesso abbiamo trasferito le carte invisibili che io ho portato sempre con me nel mazzo visibile. Io vorrei, se lo toccassimo io e te sembrerebbe che siamo d'accordo, vorrei chiedere a una persona innocente, la tua opinionista qui presente, Diora, vorrei che prendessi questo mazzo. Vado. E questa volta veramente a favore di camera. Ma io, a me piace, stando in TV, il colpo di scena. Posso renderti la vita un po' più difficile? La devi rendere difficile a Diora. A me, in questo caso. Voglio la prima scelta, due di picche. E noi, cosa facciamo? Ti faccio notare che queste carte hanno... tutte una caratteristica, sono tutte di la camera c'è? Sì. Dov'è? È questa qui. Allora guarda, quella centrale, questa. Fermati, vieni con me, vieni sempre in studio, altrimenti non si vede. Vieni sotto. Allora, vediamo luci. Se ci la sono. La camera Giora. Allora, aiutami tu. Queste carte sono tutte di dorso, vedi? Un'unica carta. Qual è la carta che ci può seguire? Questa davanti abbiamo a voi, due sole carte, vedi, nell'indecisione, nell'indecisione ecco qua, sì. che possiamo andare a vedere. Una è il due di cuori, vedi. Però se continuiamo, abbiamo anche il due di picche, vedi. Sai perché? Sono le uniche due carte che si trovano girate dalla parte opposta, vedi, proprio è qui. Contemplare la tua indecisione. Sai perché? Mettiamo, hai detto che tu volevi il due di picche, allora prendiamo sì. il due di cuori. Vediamo se la camera ci prende. Questa qui. E mettiamo Eccola. Il due di cuori all'interno Eccola. Del mazzo. Quindi in questo momento il due di cuori. E abbiamo in mano il due di picche. Però in realtà, sai, nel mondo dell'illusione, della magia, tutto può essere relativo. Perché se prendiamo questo due di picche, possiamo semplicemente in un istante, abbiamo disperso il due di picche, il due di cuori, il due di picche può trasformarsi, guarda, nel due di cuori. Ma questa no, è un'illusione, perché il due di cuori in realtà, no, se rimaniamo ancora stretti, questo è un'illusione, perché in realtà questo due di cuori guarda. Non esiste. Perché se vogliamo, puoi soffiare di nuovo Diora, perché il due di cuori no, ritorna vabbè. A essere il due di picche. Fantastica sta cosa. Alla fine le ha fatte tutte e due. Alla fine nell'indecisione di Molinaro... Le però in realtà, vedi, ti faccio vedere, queste carte invisibili hanno anche un'altra caratteristica. Qual è la camera che ci sta prendendo? Perché non ho... Questa qua. Allora, prendiamo il due di picche, tienilo. Puoi lanciarlo in aria? Vedi, ha un'altra caratteristica, vedi, perché si materializza, perché adesso scende nel corpo. Puoi prendere l'unica carta che... andiamo stretta sulla mia... Vado? Sì, sì. Puoi prendere l'unica carta che è lì, sì, c'è un'unica carta lì. Vedi.
Che carta hai? E il due di picche. Allora facciamo così. Prendiamo il due di picche e lo rimettiamo nel mazzo in questo modo. Quello che succede è che questa volta tutto il mazzo sparisce, perché appunto è un mazzo invisibile. Resta solo il due di picche qui e tutto il mazzo finisce nella tasca. Vabbè, questo è, come dire, un esempio di come i mazzi invisibili possono creare stupore. Un applauso te lo facciamo noi, perché insomma ti abbiamo reso anche un po' più complicato l'esperimento. Me ne hai tirate fuori tutte e due nella mia indecisione, però miei complimenti. Grazie Alexis Sarz, grazie davvero di cuore. Alla prossima, grazie Diorà. Grazie a te per l'ospitalità, grazie. Fatelo anche voi a casa se ci riuscite, io cambio argomento, restate qui, pochi stati e torniamo nelle vostre case. Ben ritrovati in diretta, succede di tutto di più. Allora, adesso cambiamo argomento, come dicevamo, però prendete nota anche nel nostro contatto pomeriggiosud@antennasud.com. Botox e filler. Le star li preferiscono alla chirurgia estetica e quindi la gente comune invece, qual è la risposta? Vado subito dall'esperto insieme agli esperti. Pasquale Di Molfetta, chirurgo estetico, benvenuto. Grazie, grazie per l'invito. Domenico Basta, benvenuto, educatore e poi esperto del sistema benessere in quanto naturopata, tra le altre cose. Ben ritrovato. Grazie Francesco, grazie per l'invito. Allora, partiamo da filler perché poi volevo andare anche ad un'altra, alla medicina rigenerativa, che è molto importante, certo. Me lo spiegherà tra poco, perché riesce anche a salvare vite nel momento in cui riusciamo attraverso le cellule staminali a conservarle. Assolutamente nel sì. Tempo, no? Assolutamente sì, è il futuro anche della parte estetica e poi c'è anche la questione vite, proprio, come, ecco, detto, vita, come hai detto tu. Ritornando al discorso filler, Le star Botox, preferiscono quello, la gente comune? La gente comune diciamo preferisce ancora filler e Botox perché è molto d'impatto, sì. Quindi la seduta di filler, la seduta di Botox è quella che tu diciamo dopo che la fai vedi subito il cambiamento, vedi il cambiamento rapido, lo vedi, quindi diciamo che in questa epoca di foto social, quel trattamento che fai in uno studio di medicina estetica rende quel trattamento appunto efficace perché c'è il risultato estetico immediato. Mentre per quel discorso che stavamo facendo prima della medicina rigenerativa, lì si parla di un percorso, di una rigenerazione molto, molto più lenta, che va proprio a, si basa sulla stimolazione di quello che è il collagene fondamentalmente, perché scientificamente è stato visto che dai 30 anni in poi noi metabolizziamo molto più collagene, quindi siamo sempre in deficit di collagene. E grazie a queste nuove diciamo a questi nuovi trattamenti, queste nuove molecole, ma anche dei nuovi macchinari, riusciamo un po' ad invertire la rotta e a fare sì che le nostre cellule, che si chiamano fibroblasti fondamentalmente, vadano a produrre molto più collagene e quindi in un certo qual modo riusciamo a rigenerare quei tessuti che andrebbero invece incontro ad un invecchiamento biologico più repentino. E la cosa bella della medicina rigenerativa, a differenza del filler e Botox, a mio parere, è che non cambia i connotati. Cioè, se uno vuole lo zigomone, non è da medicina... Resta questo aspetto naturale, insomma. Infatti, sì, la medicina rigenerativa è naturale. Tutto ciò che fai è naturale. Sei tu, ma con un assetto dermico, ma anche genetico, più giovane, biologicamente più giovane. E quindi l'ottica, l'obiettivo è quello di invecchiare, ma invecchiare con un'eleganza, insomma, più bella, in questo è il senso. Perché l'obiettivo non deve essere non invecchiare, attenzione, questo è un messaggio importante. Quindi principalmente di che cosa si occupa la medicina rigenerativa? Allora, abbiamo diversi approcci, partiamo da come hai detto tu, da quello che hai detto, già da un po' di tempo si parla di questo PRP, che sarebbe un estratto di piastrine che è stato visto, che è iniettato in diversi tessuti, capelli, ginocchia, viso, può indurre fortemente la stimolazione di nuove cellule. PRP a mio parere è un po' antico, buono, ottimo trattamento, ma un po' antico. Ad oggi nel campo della medicina estetica, c'era anche nel campo della medicina oncologica, sì,
le cellule staminali. Cellule staminali riusciamo a prelevarle in maniera molto molto semplice dal grasso superficiale, quindi con una piccola incisione assolutamente indolore si prelevano queste cellule staminali, si lavorano velocemente e si vanno a impiantare sulle zone dove c'è necessità. Chiunque può farle prelevare? Da una specialista? Chiunque, nel senso un medico specializzato. Sì, sì, certo. Dico, chiunque può farsele prelevare, sì, da un medico, sì, specializzato. Sì, sì, chiunque, assolutamente, assolutamente. Ormai è un trattamento che facciamo ambulatoriamente, ne facciamo tantissimi, perché, ripeto, è indolore, rapido, le cellule staminali vengono preparate e vengono iniettate. Faccio un esempio, anche nei casi di alopecia. Si perdono i capelli, le cellule staminali iniettate a livello del bulbo rigenerano in maniera incredibile, quindi persone che hanno perso, non so, 50-60% dei capelli riescono pian Bello. Piano, nel giro di 5-6 mesi, a diciamo a ovviare anche al trapianto. Okay, quindi riparare, rigenerare, anche sostituire tessuti eventualmente grazie alla... Sicuramente ci sono a volte, soprattutto dopo gli interventi, quando il tessuto non attecchisce per bene, si può anche optare con tentare in alcune volte con le cellule staminali affinché il tessuto vada in un certo modo. Basta, la bellezza e anche il benessere parte anche dall'esterno. Assolutamente sì, è quello che effettivamente è la ricerca continua delle persone, è quello la bellezza esterna. Fortunatamente mi rincuora sentir dire l'invecchiamento non si può fermare, comunque l'invecchiamento va avanti, certo. Però effettivamente possiamo provvedere ad andare in una maniera un po' più, giustamente in maniera un po' più elegante. È chiaro, qui stiamo parlando di un lavoro medico specialistico, per quello che riguarda me invece andiamo a fare tutto un altro tipo di discorso, che è un lavoro massoterapico, quindi un massaggio vero e proprio. Ci ritroviamo bene o male con lo stesso presupposto, che è quel deficit di collagene che colpisce la persona, quindi siamo sempre in deficit. È chiaro, il massaggio che viene fatto, alcune tipologie di massaggio che sono più specifiche, inducono il corpo a una maggiore produzione di collagene, però è chiaro, è una produzione, oserei dire, giornaliera, perché certo. Il corpo comunque, se il massaggio non viene fatto costantemente, non è in grado di mantenere quel quantitativo di collagene e comunque ritorna in una situazione di deficit. In quel caso è chiaro, si ovvia con un altro tipo di discorso, si ricorre a una medicina rigenerativa che ovvia ed è diciamo forse la soluzione più ideale quando il collagene si trova in deficit. Magari unirle entrambe. Sì, perché certo. No, assolutamente, io sono dell'opinione partire che dall'esterno, partendo da questi trattamenti riusciamo in qualche modo a inibire i radicali liberi, quindi assolutamente sì, ma più volte ci siamo ritrovati effettivamente con medici a seguire la stessa strada, a intervenire su due piani diversi, su strade parallele e ottenere degli ottimi risultati. Personalmente mai avuto problemi, anzi dico che ho sempre avuto anche un valido appoggio dal medico che mi ha sempre consigliato di oggi continuare. Perché le persone sono sempre più concentrate, ecco, nella cura di se stesse. Sai cosa, Francesco? Cambiano gli stereotipi. Noi vediamo, effettivamente di questo se ne è sempre parlato tanto, vediamo sui social, vediamo le persone che oramai sono perfette, vediamo persone che anche di una certa età sembrano molto giovani, allora si cerca di emulare, si cerca di mantenere sempre un aspetto che sia il più piacevole possibile. Poi non si è mai contenti del proprio aspetto, solitamente ci si vede sempre un difetto che molte volte... Penso che Vero. Il dottore accanto mi darà conferma, cioè, molte volte il difetto non esiste, c'è più una cosa psicologica, un vedere un qualcosa che in effetti non c'è. E allora si cerca poi in qualche maniera di ovviare a questi difetti e si può ricorrere al massaggio modellante, perché magari si va a ridurre un po' quell'adipe in eccesso, si va a indurre la produzione di collagene, quindi si tende a rimpolpare i tessuti, si tende a mantenerli un po' più tesi, un po' più giovanili. E laddove il massaggio non basta, però poi ci poi sono... Poi è chiaro, arriva un certo... Il massaggio ha un suo effetto, sì, però ha un suo limite. Cioè, io dico che bisogna mantenere sempre i piedi a terra e quindi... Ci sono utenti che... Volevo comunque dire che la sinergia dei trattamenti è sempre utile, quindi sono assolutamente d'accordo con te. La sinergia tra i professionisti, tra i trattamenti è sempre utile. Poi, per quanto riguarda anche la domanda di come mai c'è questa attenzione... Sì. Noi siamo in un'epoca in cui
è stata una cosa stranissima, un avatar è diventata l'influencer più pagata del mondo, cioè quindi siamo un mondo al confine tra il reale e il virtuale, ma io da medico, io come tanti finiremo noi, col perdere la differenza. Adesso il mio compito, come il compito di tanti medici estetici, chirurghi estetici, è quello di frenare un po'. Paradossalmente stiamo frenando dove c'è una dismorfofobia, c'è una patologia reale, psicologica, che si chiama dismorfofobia, in cui il paziente vede qualcosa che non esiste. Quindi è una visione distorta della, della sua immagine. Della sua immagine. Quindi ovviamente questa non è una cosa che va curata con il medico, ma io tante volte consiglio un approccio con un terapeuta, ho dei colleghi con i quali collaboro, quindi sinergia a proposito in questo ecco, senso. Di lavoro di equipe. Benissimo, perché ci sono delle problematiche, cioè se uno volesse lucrare potrebbe lucrare, ma si perde il senso della professione. Esatto. Quindi meglio far capire a quel paziente che non raggiungerà mai quell'obiettivo, ma non perché siamo scarsi o non abbiamo le tecniche noi, ma perché non c'è il problema. E quindi è molto importante in questo momento, secondo me, studiare tanto su come migliorarci dal punto di vista medico, ma studiare tanto per entrare in contatto empatico con il paziente. Okay. Ci sono persone e personaggi che riscontrate? La dismorfofobia è più frequente di quello che crediamo, in effetti. Noi giustamente adesso abbiamo detto quindi il vedersi un difetto, tenendo conto che la dismorfofobia può sfociare comunque in patologie ancora più serie. Certo. Fino a persone, lo so che non è bello dirlo magari a questo orario, fino a persone che addirittura tolgono via parti del corpo perché non le vedono più adeguate alla propria persona. Quindi, cioè, chi si toglie le costole per vedersi sfinato, per avere dei può fianchi, togliersi una gamba, un braccio. Cioè, andiamo a delle patologie che portano veramente dei limiti parecchio estremi. Quindi quando parliamo di farsi seguire da un esperto, assolutamente, pienamente d'accordo. Quando mi capitano casi in cui soprattutto ragazze e giovani vedono dei difetti che non esistono, la prima cosa è farle mettere un po' i piedi per terra e farle comprendere che effettivamente molte volte il problema non c'è, è solo una visione distorta della propria immagine. Anche perché a quell'età si è più vulnerabili, no? Si è molto vulnerabili, assolutamente. Si è più suscettibili, molto certo. Fragili. E quindi e poi c'è un corpo che reagisce in maniera particolarmente veloce, quindi in quei casi basta davvero veramente solo un massaggio per poter riportare il corpo nella forma splendida. Perché il concetto Prego. Della medicina estetica e di tutte comunque di quei trattamenti che vanno a valorizzare la bellezza è appunto valorizzare ciò che già c'è. Il paziente non deve avere un canone di bellezza al di fuori, cioè non ha senso, perché il paziente viene da me e mi fa vedere una foto. Voglio sembrare Belen. E partiamo, cioè, è proprio l'approccio più sbagliato. Io quello che faccio, mi fermo, faccio delle foto a lei e cerco di farle capire che noi possiamo valorizzare ciò che di bello già c'è, perché in ognuno di noi c'è qualcosa di bello, poi ovviamente il difetto e l'inestetismo fa parte della bellezza, quindi noi dobbiamo valorizzare con la medicina e chirurgia estetica quello che c'è di bello e quindi entra anche in questo, diciamo, filone la prevenzione e la rigenerazione. Okay. A proposito di rigenerazione, si può dire che è una medicina moderna. Assolutamente sì. È un tipo sì. di medicina molto attuale. È una medicina moderna che sta utilizzando degli strumenti anche un po' antichi, paradossalmente. Ti faccio quali? Un esempio. Ci sono, oltre alle cellule staminali che abbiamo parlato, ci sono anche delle molecole tipo l'idrossiapatite di calcio, sì. tipo l'acido polilattico. Queste molecole erano state utilizzate negli anni 80 nei periodi in cui c'è stato il boom dell'HIV. L'HIV scarniva le persone, le faceva diventare scheletri proprio, e non c'erano tutte queste terapie per l'HIV, quindi venivano utilizzate queste molecole, ovviamente che adesso sono state adattate alla medicina estetica, per rigenerare quei tessuti che erano stati proprio mangiati dalla patologia, e quindi queste persone riuscivano ad avere delle sembianze o comunque un'estetica molto più accettabile, molto più non da malato. Ovviamente
la molecola è stata perfezionata, sono stati cambiati i 12 mg, le posologie e così via, e quindi si è ripresa una molecola che è stata usata in passato per rigenerare i tessuti sani adesso e dare meno spazio a quei filler volumizzanti che invece creano quelle facce a puccia, si dice nel Salento, no? Certo. Basta, sono cose importanti, interessanti, ma oggi i limiti dove in realtà dobbiamo porli? Allora, noi dobbiamo porli giustamente nella nostra immagine. Come dice anche il nostro titolo. Allora, noi dobbiamo porci i limiti in quella che è la nostra immagine, in quella che è la nostra fisicità. Oltre di un tot non si può andare. Diceva un mio allenatore di culturismo quando ero ragazzino, il tuo corpo è questo, più di un tot non può crescere, non puoi sperare di avere delle spalle larghe 2 metri se in realtà il tuo corpo ne supporta 1,20 m. Cioè, noi abbiamo dei limiti e dobbiamo mettere i piedi a terra su questo. Dobbiamo capire che cosa è il nostro corpo, dobbiamo capire tutti i pregi e i difetti del nostro corpo e cominciare a valorizzare tutti i pregi che noi abbiamo. Il difetto fa parte della nostra unicità, siamo unici perché abbiamo quel particolare difetto. Fortunatamente. Fortunatamente, ognuno di noi ha quel difetto, altrimenti saremmo dei robot, saremmo tutti uguali, saremmo fatti con uno stampino. Spesso però è una società che impone quasi l'omologazione, e lo sa bene anche il chirurgo, appunto il medico estetico, perché le labbra, io vedo in giro le donne, sembrate degli stampini certe volte. A volte sì, ci stiamo spingendo, proprio la medicina estetica moderna si spinge proprio, come dicevo prima, a valorizzare invece il singolo labbro. E anche per questa questione dell'imperfezione, nell'accettare l'imperfezione, quando viene la paziente che mi dice ho questo occhio un po' più basso, questo un po' più alto, questo un po' più a destra, questo un po' più a sinistra, le riporto un esempio pratico di un fotografo che ha preso delle immagini dei più belli di Hollywood, Brad Pitt, Angelina Jolie, li ha analizzati al computer e nessun volto è perfetto, erano tutti asimmetrici. E tramite questo programma ha reso questi volti asimmetrici, li ha resi tutti simmetrici, sono usciti dei mostri. Quindi cosa vuol dire? Che l'imperfezione è il primo elemento di bellezza. Della bellezza di ognuno. La perfezione non è bellezza, la perfezione non esiste in natura, cioè l'incrocio e anche l'unione di piccole imperfezioni crea il quadro di bellezza. Ok, quindi è quello che dici tu, è giusto. Perché la natura nella sua perfezione ci regala l'imperfezione, noi siamo fatti di imperfezione, quindi è un'allusione diventare quello che non si è, non si sarà mai. Non si sarà mai, e poi dato che ci si ostina a volte e il primo medico dice non ha senso, il secondo medico dice non ha senso fare questo, arriva qualcuno altro che dice vabbè vieni che te la faccio io sta cosa. E boom, e boom. Ecco perché poi in giro vediamo dei e mostri. E vediamo quello che dicevi tu. Questa omologazione, queste labbra a canotto, questa... Dice... Sì, ma anche perché se un medico ti dice che non ce n'è bisogno, te lo dice il primo, te lo dice il secondo, forse un motivo ci sarà. Se poi arriva il terzo, il quarto medico che magari non si è fatto lo scrupolo e ha detto ok, va bene, vieni, non sai mai... Cioè il medico che dice ok, vieni, che è sceso magari al compromesso, dice va bene, purché non ti sento... Purtroppo può capitare anche l'incidente durante l'operazione, un postumo sgradevole. Assolutamente. Il concetto è che comunque per me, per noi è un lavoro, quindi certo. Dire no, tra virgolette, è una perdita economica. Sì, ma è un segno di professionalità. Ma la perdita economica non ci interessa. Però poi la coscienza e non ci interessa, perché noi prima di importante tutto per abbiamo di voi coscienza, dobbiamo ecco, avere coscienza. Sera si ritira a casa e siamo convinti di far bene il proprio mestiere. Quindi sono contento di aver perso, ripeto, perso è sempre tra virgolette, sì, quella piccola cifra, piuttosto ho guadagnato linearità rispetto ai miei valori professionali. Poi spero che la pazienza, ci sono poi molte pazienti che mi seguono, capiscono e si fermano, quindi questo. E devo dire però che le ragazze giovani sono molto più attente delle donne un po' più grandi. Più grandi. Okay? Cioè le donne in media... risultano più mature praticamente 50, per alcuni 60 aspetti. 60 anni...
butta, vai, fai, cioè, nel senso, sono abituato a quella medicina estetica antica da silicone. Dove c'era un'eccessiva... Sì, c'era il silicone, sì, sì. Bam, mettevi queste pietre in faccia. E poi non andavano più via. Non andavano più via, si creavano granulomi, le dovevi togliere solo chirurgicamente. Le ragazze un po' più giovani invece sono più attente al soft, ti parlo della media, poi troveremo sempre. C'è sempre chi poi esagera. A proposito però di medicina con cellule staminali, quanta durata ha il trattamento? Quanto dura? Quanto dura nel tempo o quanto dura la procedura? La procedura. Allora, per l'impianto di cellule staminali calcola in media un'oretta. Un'oretta perché ci vuole circa una mezz'ora per estrarre le cellule staminali. In genere siamo in due professionisti, uno va a estrarre, continua con la preparazione, l'altro professionista studia il volto, disegna il volto, prepara il volto. Pronte le cellule staminali, si iniziano a iniettare. L'effetto è immediato? L'effetto, diciamo, è immediato, ma migliora nel tempo. Nei giorni. Perché la neocollagenogenesi in media, la neocollagenogenesi, ovvero la produzione di collagene, in media inizia al 30-45 giorno. Quindi diciamo che è un effetto, non è come il filler subito immediato, ma comunque il volume che tu metti lo percepisci, ma non è quello l'effetto finale, perché l'effetto sarà proprio sul miglioramento della cute, dell'elasticità, della porosità, quindi diciamo un miglioramento a 360 gradi, non è solo volumetria. E anche le altre molecole che ti ho appunto espresso prima, l'idrossiapatite di calcio, il polilattico, sono sempre molecole che agiscono lentamente. Invece quanto tempo dura? Sono dei trattamenti che in genere vanno ripetuti una volta all'anno e ci sono però spesso anche delle sinergie con alcuni macchinari che sempre vanno a stimolare, ci sono dei laser ad esempio di ultima generazione che stimolano il collagene in modo tale che la sinergia potenzia l'effetto e ci permette di prolungare anche un po' i tempi tra una seduta e l'altra, quindi anche 18 a proposito di trattamenti viso, so che molti da voi si recano subito dopo il trattamento di medicina estetica per magari sul volto attraverso i massaggi, attraverso la per digitopressione, per sviluppare proprio effettivamente il collagene, il dare più risultato, che dicendo quindi prima, dà un maggiore risultato assolutamente, solo che le cellule staminali agiscono in quei 30 giorni e poi ti portano l'effetto costante per almeno un anno. Con il massaggio hai bisogno di fare più sedute, però poi coadiuvando le due cose è chiaro, l'effetto è maggiore, però parliamo sempre della bellezza del viso, di accentuare quella che è la caratteristica del viso e quindi non di andare a gonfiare o a variare, poi a stravolgere, diciamo. No, no, il viso non va stravolto, i lineamenti del viso non vanno assolutamente modificati, semplicemente dai un altro volume alla pelle, dai una pelle che è più luminosa, più radiosa, più giovanile. E quindi comincia a rapportarti poi anche in maniera invece diversa. Invece la frequenza voi quando la consigliate rispetto al trattamento? Guarda, di solito fisico, da noi una volta a settimana è già un buon trattamento. È chiaro, le prime volte il risultato sarà per più breve tempo, magari agli inizi si possono fare per 3-4 settimane, due incontri a settimana, poi rallentare a uno, perché comunque il collagene, è vero, viene prodotto costantemente, anche se poi ritorniamo in deficit, però se si fanno dei trattamenti in maniera costante, allora si possono ottenere dei risultati costanti nel tempo. Grazie al dottor Pasquale Di Molfetta, grazie, chirurgo estetico, grazie, grazie al dottor Domenico, grazie, Basta, naturopata. Grazie davvero a tutti quanti voi che ci avete scelto e seguiti fin qui anche oggi. A domani, 16:15, ciao a tutti.